Maria Emma è a 2 anni. Fino a qualche settimana fa avrebbe potuto correre il rischio di essere dimenticata in auto. Ora invece non più. Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale numero 122 del 2019, infatti, dal 7 di novembre per il trasporto in auto di bambini di età inferiore ai 4 anni è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi antiabbandono. Ce ne sono alcuni integrati in origine nel seggiolino. Altri si possono applicare a seggiolini già in uso. Alcuni sono universali, mentre altri si adattano soltanto alle sedute del produttore. E poi ci sono quelli integrati direttamente nell'auto. Vediamo insieme come funzionano. I dispositivi integrati naturalmente non possono essere rimossi dal seggiolino, mentre quelli aggiuntivi possono essere spostati da una seduta all'altra. La maggior parte di quelli aftermarket sono tappetini o clip da agganciare sopra la chiusura delle cinturine. Per installarli bastano poche mosse. Quasi tutti i dispositivi funzionano tramite un'app da scaricare sul proprio smartphone. Sono piuttosto semplici da usare. Basta seguire le istruzioni di accoppiamento riportate sullo schermo, inserire i numeri di emergenza e il gioco è fatto. Se si scende dall'auto lasciando il bimbo a bordo e ci si allontana, scatta un allarme sul telefono. Può essere sonoro o con vibrazione, dipende da come avete impostato la suoneria. Dopo 40-50 secondi dall'avvio del messaggio di allarme, se il sistema si accorge che siete ancora lontani dall'auto e sente che il bimbo è ancora a bordo, fa partire degli SMS di emergenza ai numeri di telefono che avete inserito al momento dell'installazione della app. Nel messaggio viene segnalata anche la posizione del veicolo, quindi si può intervenire in tempi brevi. Naturalmente, perché tutto funzioni, è fondamentale che abbiate sempre con voi lo smartphone e che Bluetooth e GPS siano sempre attivi. Se il telefono resta in auto, infatti, il sistema non legge il distacco dal seggiolino e di conseguenza l'allarme non si attiva. Ma se non si volesse utilizzare lo smartphone? Tranquilli, la legge non prevede nessun obbligo in questo senso. La cosa fondamentale è che sull'auto sia presente un dispositivo antiabbandono che segnali con un avviso sonoro la presenza del bebè a bordo. Ecco allora che esistono dispositivi come questo, da collegare all'accendisigari dell'auto. Nel momento in cui si spegne il veicolo e il sistema rileva la presenza del bimbo sul seggiolino, viene emesso un allarme sonoro che richiama l'attenzione del conducente. E i sistemi integrati nell'auto? Per ora, l'unica casa a proporlo di serie su uno dei suoi modelli è la Hyundai, con la Santa Fe. Il suo sistema è in grado di rilevare la presenza di persone sul divanetto posteriore. Nel momento in cui il conducente spegne il motore, lo invita a controllare chi siede dietro tramite un messaggio sul display. Con l'aggiunta del pacchetto safety e sulle versioni top di gamma, poi, l'auto emette un avviso acustico impossibile da ignorare. Come abbiamo visto, i dispositivi antiabbandono disponibili sul mercato sono già parecchi, quindi scegliete subito quello più adatto alle vostre esigenze. Per aiutarvi, riguardiamo insieme le caratteristiche principali di quelli che abbiamo provato. E ricordate, l'utilizzo dei dispositivi antiabbandono è obbligatorio per legge, perché la sicurezza e la vita dei bambini non hanno prezzo.